Perché leggi? Che cosa cerchi nella lettura? Se vuoi, ti dico quello che capita a me. Buongiorno e buon caffè. Non solo ogni volta che rileggi un libro è diverso, ma il libro che leggi tu è diverso dal libro che leggo io. Perché quel libro non lo leggiamo soltanto per macinare parole che troviamo scritte sulla pagina, ma lo digeriamo sulla base della nostra esperienza, dei libri che abbiamo letto prima, delle esperienze che abbiamo avuto e alle quali inevitabilmente fai riferimento, dai un senso diverso alle parole. Quella frase te ne ricorda un'altra e un'altra ancora, ti ricorda magari una poesia, una citazione, un film, una canzone, ti ricorda qualcosa che è stata dentro la tua. E così ogni libro diventa una scoperta di quello che hai dentro, con l'aggiunta di qualcosa di nuovo, ma è soprattutto un tirare fuori da quello che hai scoperto prima, che hai messo dentro prima, qualcosa che si collega. È da anni che ho imparato a leggere più libri contemporaneamente, 4, 5, 6 in contemporanea. Non è una stupidata, non è una vanità, è il fatto che tra l'altro questi libri tra di loro, capita per caso o per provvidenza, scegliete voi, sempre si combinano, finiscono per richiamarsi l'un l'altro, per darsi dei significati l'un l'altro, come se ognuno potesse raccontarci qualcosa di più, come se ognuno, grazie agli altri libri che sto leggendo, ci dicesse qualcosa di più profondo, di più vero. In questi anni sto scoprendo che rileggendo le stesse cose trovo significati completamente diversi, nuovi, più profondi o anche semplicemente differenti rispetto a prima, mi dicono qualcosa di più, qualcosa di nuovo. Sarà forse questa la maturità? O sarà forse il fatto che avendo messo dentro tante cose, anche questo è un tema ricorrente di quest'estate, adesso da questo tesoro estraggo cose nuove e antiche con una frequenza e una intensità maggiore di prima. Perché leggi? Quali sono le ragioni per cui leggi? Non ti viene la voglia di condividere tutto quello che hai scoperto nella lettura? Non ti viene la voglia di raccontarlo? A me capita con il podcast, sto creando sempre più serie nelle quali prendo un libro e non lo recensisco, non lo riassumo, ma lo faccio cantare partendo da quello che dice a me, dalla mia esperienza, dalle altre cose che ho studiato, letto e vissuto. E questo vale per libri di lavoro, come per romanzi, come per libri di motivazione, come per libri di spiritualità. Tutti si collegano l'un l'altro, perché alla fine la vita è una. Buongiorno e buon caffè.